Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi video diverso, siamo ritornati con l'armadio dei materiali dietro le spalle proprio perché oggi vi faccio conoscere una nuova pasta modellabile, quindi prenderò da qua tutti gli ingredienti necessari. Oggi impareremo a fare insieme la pasta di farina, la più semplice delle paste modellabili, la più versatile e anche la più adatta forse ai più piccolini, ma non per questo meno performante delle altre. Vi incuriositi? E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra pasta di farina. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra pasta di farina: 1 kg di farina, 4 cucchiai di vasellina o paraffina o olio Johnson se lo avete, e poi un 400 g di vinavil. Dico un 400 g e non vi dico 400 g esatti perché ogni pasta si comporta diversamente, dipende dall'umidità che c'è a casa vostra e quindi non posso darvi una quantità precisa. Vi dico però che minimo ne occorreranno 400 g. Naturalmente se poi con 400 g vi viene troppo liquida andate ad aggiungere ulteriore farina, tanto la pasta di farina non subisce ritiro e non fa spaccature, quindi è una pasta fissa, ferma. Di conseguenza, una volta trovata la giusta duttilità, potete utilizzarla e stare certi che cambiando leggermente i quantitativi questa non vi abbandonerà per l'oggettino finito, o almeno per la mia esperienza non si è mai spaccata. Procediamo con voi in diretta. Per portare avanti questo progetto vi serve anche una bacinella bella capiente, per non fare pasticci in giro impastiamo direttamente in bacinella, e un cucchiaio. Io devo prepararne tanto, ovviamente se a voi occorre meno riducete in proporzione le quantità, quindi io verserò un chilo di farina. Adesso apro con voi la vinavil, che come vedete è nuova, e comincio a versarla. Ok, quella che esce. Benissimo, quando vedo che il filo si fa sottile mi fermo, quindi circa 400 grammi, è così, quella che esce in maniera copiosa, dopodiché quella attaccata alle pareti la lasciamo lì dov'è e comincio a mescolare. Poi 4 cucchiai di paraffina, 1, 2, 3 e 4, 4 bei cucchiaioni, e a questo punto si procede con l'impasto. Facciamo prendere bene la farina, che mano a mano si farà più dura e diventerà sempre più panetto. Cercate di compattare e mano a mano pulirvi le mani. Nel momento in cui la pasta fa panetto, quindi rimane molto attaccata a se stessa più che alle vostre mani, liberatevi le mani dall'eccesso di pasta e andatele a lavare. Quindi ricomincerete a lavorare la pasta con le mani pulite, in modo che lei faccia sempre più panetto e voi non abbiate tutto questo ambaradan appiccicato alle dita, che è fastidiosissimo! Ok, al mani sommariamente pulite, sporcatevele leggermente di vasellina, così, in modo che sarete certi che impastando il panetto rimarrà sulla bacinella e non sulle vostre mani, anche se un po' sempre vi sporcherete ovviamente, e impastate. A questo punto tutto questo gran quantitativo di pasta non può essere lavorato insieme. Se fate grandi quantità, arrivati al punto del panettone ruvido, diciamo così, ancora un po' scomposto, prendiamone tante piccole porzioncine, mettiamo sul piano da lavoro la farina e lavoriamolo a piccoli panetti. Lavoriamolo ben bene. Ok, quando è morbido al punto giusto, mettiamolo da parte e prendiamone un altro pezzo da lavorare. Facciamo così per tutto il chilo di pasta. Io ne faccio grandi quantità perché la pasta di farina è conservabile come la pasta di mais, come la pasta di riso, come tutte le paste modellabili. Qui metto il link qui per accedere alla playlist, troverete tutte le paste modellabili che abbiamo fatto insieme, sono davvero tante oramai. E quindi, essendo conservabile, io me la preparo un po' tutta insieme e poi la utilizzo all'occorrenza, anche con Enzino.
ci divertiamo. Ok, e uniamo. Facciamo così, dicevo, per tutto il chilo di pasta, fino a raggiungere un grosso panetto. Alla fine di tanto impastare siamo giunti ad avere il nostro panettone da un chilo di pasta di farina. La pasta di farina, oggi come adesso, risulterà un po' granulosa all'aspetto, un po' a buccia d'arancia, ma non vi preoccupate, se la incelofanerete e la lascerete riposare almeno 24 ore, la sua texture diventerà più liscia e lei ritornerà ad essere un po' più morbida di così, adesso è un po' duretta. Quando poi andrete a lavorarla dovrete utilizzare sempre della farina accanto per togliere l'umidità e l'eccesso dalla pasta, ma non esagerate, la lavoreremo insieme comunque questa pasta, così può essere conservata anche un mese, due, insomma non dovrebbe muffire molto facilmente, almeno io l'ho tenuta anche un mese e mezzo, poi l'ho consumata, quindi non ho parametri per poter dire quanto può durare oltre, e se ben conservata in un luogo asciutto, completamente sotto vuoto, quindi con una grande cellophane tutto attorno e in un luogo asciutto, dura benissimo. L'utilità è ottima, verranno fuori cose carinissime, la morbidezza c'è, ma nello stesso tempo, vedete, poi lavorata a piccoli pezzetti, mi avvicino, la texture diventa morbida, non rimane così rugosa come appare all'aspetto del panettone grande. Fate conto che sono passati 3 secondi da quando l'ho fatta, domani sarà molto molto più liscia e si può assottigliare quasi a diventare un po' trasparente, vedete? Quindi anche lei ha una texture sottilissima. Conservatela bene perché la useremo molto presto per dei lavoretti di Pasqua, ve lo prometto. Questa pasta di farina è adattissima ai bimbi. Naturalmente non è edibile avendo in sé la Vinavil, ma comunque è divertentissima per i bimbi e per la manipolazione dei piccolini, perché costa veramente poco e se ne può fare veramente tanta. Può essere anche colorata, in questo caso la quantità di colore che immettete va sostituita alla medesima quantità di Vinavil oppure va rimpinguata di farina finché non ritrova consistenza. Tanto non vi preoccupate perché, non subendo ritiri volumetrici, questa pasta non si spacca. Mettiamo il cellophane tutto attorno, conserviamo nel luogo fresco e asciutto per almeno 24 ore e noi ci rivediamo di là. Avete visto che semplice creare un bel panetto di pasta di farina? È una pasta veramente economica, con una versatilità davvero ampia, dai lavoretti più interessanti a quelli più piccolini per i bimbi. Si avvicina molto come manipolazione al pongo, come morbidezza e anche come resa, però saputa lavorare, lavorata da mani sapienti, può diventare una pasta realmente performante. Non si tarla con facilità, ma può succedere perché molto spesso le uovette e le tarli sono già dentro la farina nel momento in cui la andiamo ad acquistare. Se vogliamo essere certi, qualche goccia di antitarlo al solito dentro la pasta, ma in quel caso lavoratela coi guanti, oppure per così cercare di tenerli lontani qualora volessero avvicinarsi, qualche goccetta di essenza di geranio e sarà più difficile per i parassiti arrivare ad aggredirla. Comunque è una pasta talmente economica che anche quando succedesse non ci fa nulla, come succede ahimè qualche volta con la pasta di mais o la pasta di riso. Quindi niente di trascendentale, avete visto, una pasta molto semplice che utilizzeremo molto molto presto per i lavoretti di Pasqua. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia utile, e vi rimando al prossimo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!